Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Dopo Fedez, ora è Tommaso Zorzi nel mirino di Pietro Fanelli. Il poeta dell'Isola dei Famosi sembra aver deciso di far parlare di sé sfruttando il gossip. Ha contattato Fabrizio Corona e gli ha rivelato che l'influencer milanese lo avrebbe contattato più volte sui social per ottenere foto intime. Fanelli ha dichiarato: «Ho delle chat con questo personaggio, Tommaso Zorzi, in cui mi chiede le foto in modo insistente. Mi ha detto che in cambio mi avrebbe dato il follow, quindi voglio far vedere come sia un po' ipocrita. Lui sui social si presenta come un tipo tutto per bene. Voglio specificare che non giudico queste cose immorali. Io dico quello che faccio nella vita privata e non mi faccio passare per perbenista, quindi vorrei smascherarlo. Se sei interessato, posso mandarti tutte le chat. Fammi sapere». Al momento Fabrizio Corona non ha ancora pubblicato su Dillinger News le chat promesse da Pietro Fanelli. Nel frattempo, Tommaso Zorzi sembra ignorare le accuse del poeta dell'Isola dei Famosi. Su Twitter è emerso un tweet in cui si legge: «Ciumikik, io dico che certa gente ci gode a creare casini x visibilità. Il mondo dello spettacolo è un mondo marcio e schifoso e lo si è visto in tutti questi mesi, non che sia una novità». La situazione tra Pietro Fanelli, Tommaso Zorzi e Fabrizio Corona sembra essere destinata a tenere banco ancora per un po'.